Bentrovati amici telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere. L'alimento di questa settimana è il grano saraceno, però prima di descriverne le proprietà, visto che mi sono state rivolte più volte delle domande riguardo appunto l'alimentazione al tempo di questa emergenza del coronavirus, vi volevo dare dei consigli anche in riferimento a quelle che sono le ultime indicazioni della Società Italiana di Nutrizione. Infatti, dover rimanere a casa e dobbiamo rimanere a casa può essere comunque un'opportunità per prestare più attenzione a quella che è la nostra dieta, quindi anche nella preparazione dei cibi e fare delle scelte nutrizionali più salutari. Inoltre possiamo per esempio coinvolgere i bambini nella preparazione dei cibi in modo da far passare loro il tempo più piacevolmente e anche magari insegnarli a consumare dei cibi che normalmente nella routine di tutti i giorni non vogliono mangiare. Facciamo attenzione alle porzioni, ovviamente, quindi cerchiamo di portare in tavola solo quello che realmente dobbiamo consumare con le giuste quantità. Evitiamo tutto ciò che è molto ricco di zuccheri, di grassi, gli snack, le bevande gassate, le bevande zuccherate. Ovviamente manteniamoci all'interno di quelle che sono le regole generali dell'alimentazione, quindi i legumi più volte a settimana, il pesce almeno 3 volte a settimana, prediligere i cereali integrali, le carni bianche, anche perché è vero che abbiamo detto che non esistono alimenti o diete particolari per rinforzare il sistema immunitario, però abbiamo comunque necessità di alcuni micronutrienti, quali possono essere la vitamina C, la vitamina A, la vitamina D, oppure dei sali minerali come lo zinco, il selenio, oppure gli acidi grassi omega 3, che comunque aiutano all'interno di un'alimentazione equilibrata di stile mediterraneo, aiutano comunque il sistema immunitario. Ovviamente rimanere in casa. Possiamo fare anche un'attività fisica casalinga che può essere la cyclette, il tapis roulant oppure anche una ginnastica a corpo libero e poi per chi ha la possibilità anche magari attraverso il balcone di esporsi al sole perché questo ci aiuta anche un po' a mantenere diciamo, l'umore migliore. Veniamo ora invece all'alimento appunto di questa settimana, il grano saraceno. È quello che è definito uno pseudo cereale, questo perché non appartiene alla famiglia delle graminacee come i cereali classici, però l'utilizzo che se ne fa è quello appunto come se fosse un cereale. È un alimento sicuramente abbastanza calorico, 100 grammi apportano all'incirca 330 calorie, però è ricco anche di sali minerali, abbiamo potassio, magnesio, manganese, ferro, calcio e anche vitamine, soprattutto vitamine del gruppo B e vitamina K. Quindi un alimento abbastanza calorico, però anche rimineralizzante, energizzante, ricco di proteine. Ma anche di amminoacidi essenziali, che sono importanti, per esempio, per gli sportivi, che vogliono incrementare la massa muscolare. È ricco di fibre e quindi dà un giusto senso di sazietà, aiuta la motilità intestinale contrastando la stitichezza e riduce l'assorbimento del colesterolo. È molto ricco di sostanze antiossidanti, quindi che contrastano i radicali liberi, in particolare la rutina, che viene particolarmente studiata per i suoi effetti benefici sull'apparato vascolare. Contiene anche una buona concentrazione di potassio, quindi facilita la diuresi, contrasta la ritenzione idrica e aiuta a mantenere sotto controllo i valori di pressione arteriosa. Non contiene glutine, quindi può essere ovviamente consumato dai celiaci, quindi da chi è intollerante al glutine. Contiene un composto che si chiama D-chiroinositolo, che sembra essere in grado di ridurre i livelli plasmatici di glucosio e questo, unito, diciamo, all'indice glicemico medio-basso del grano saraceno, ne permette comunque anche il consumo da parte dei diabetici. È consigliato anche per le donne in gravidanza e anche nei bambini, ma non al di sotto dei 2-3 anni perché il loro sistema immunitario non è ancora pienamente sviluppato. Quindi è un alimento sicuramente ricco di diverse proprietà, ma non privo di qualche controindicazione. In effetti è sconsigliato, ovviamente, vista la presenza della vitamina K, a chi effettua una terapia anticoagulante. Poi, siccome contiene alcuni composti antinutrienti, in quantità eccessive o quando non viene perfettamente cotto, può dare delle difficoltà digestive e inoltre poi ci sono frequenti casi di reazioni allergiche.
In commercio lo possiamo trovare nei negozi di prodotti bio, ai supermercati, sotto forma di farina, pasta, pane, però dobbiamo accertarci che siano effettivamente prodotti composti solo da grano saraceno, che molto spesso vengono miscelati con altri tipi di farine e a quel punto ovviamente non è più un prodotto adatto ai celiaci perché andrebbe a contenere glutine. Bene, abbiamo terminato qui l'appuntamento di questa settimana, ci rivediamo la settimana prossima, sempre su Cilento Channel per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere.